capo. Ai sì! Capo, ghiacciato, capo, la mano del capo. Capo, 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 capo. Ai sì! Capo, 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 capo. La mano più amato, capolavoro ghiacciato. Lasciati emozionare da un'esperienza di guida 100% elettrica. Scopri ora l'intera gamma elettrica BMW. Amici della mappa dei piaceri, eccoci qui, inizia un'altra nuova puntata e siamo venuti in provincia di Cosenza, San Benedetto Ullano. Ben arrivati, vi dico subito in partenza, subito all'inizio del nostro appuntamento, che questa puntata, come tutte le altre, potrete poi rivederla sul nostro canale YouTube, la mappa dei piaceri, o andare direttamente sul web, lamappadeipiaceri.it. Non perdetevi l'appuntamento, iscrivetevi, cliccate sulla campanella, fate tutto quello che volete e magari chiedete informazioni, c'è la possibilità di informarsi. Eccola qui la nostra amica Paola Morano. Come stai, Paola? Benissimo. Ci ritroviamo dopo un po' di tempo, una guida che sa dove naturalmente portarci a scoprire sempre e comunque cose meravigliose e cose nuove anche per noi in questo 35esimo anno di festeggiamenti della mappa dei piaceri. Paola, siamo a San Benedetto Ullano e qui venendo ho visto di sbrincio. Sì. La porta narrante, ma che cos'è? Le porte narranti, sono tante porte narranti. Beh, io ne ho vista solo una. E adesso vedrà, ne scopriremo tante, sì. Perché questa è proprio la caratteristica di San Benedetto. Ma voglio fare una premessa rispetto alla località in cui ci troviamo. Noi siamo a 460 metri sul livello del mare, a 30 km dalla costa tirrenica, quindi non siamo distanti dalla vicina costa, e San Benedetto conta all'incirca 1500 abitanti, questo per dire che è un piccolo un borgo. Un allegro paese, un bel borgo, devo dire. Di origine Arbresh, per cui questo tema tornerà durante il nostro viaggio mattutino, certo. Tornerà perché vedremo la chiesa matrice con il tipico ciclo di icone del rito greco-bizantino, tornerà perché attraverso questo progetto bellissimo delle porte narranti si fa questo riferimento, al riferimento attraverso il quale scopriamo come gli esuli albanesi lasciano la madrepatria e si vanno a stanziare in alcune zone della Calabria. È un racconto che si evidenzia sulle porte? Assolutamente, le porte sono nate con l'obiettivo di valorizzare il borgo e di dare nuova vita a quelle porte che poi vanno in disuso e che sono un punto d'accesso e di uscita, anche quello che è il valore simbolico, no? Rappresenta la porta. La domanda mi viene spontanea, quindi evidentemente tutte queste raffigurazioni sono figlie di diversi artisti. Di diversi artisti, di un progetto artistico articolato che si sviluppa in diverse zone di San Benedetto. Noi siamo nella parte più alta, l'agglomerato urbano storico più antico, appunto, sì. E poi nella frazione Marri c'è l'altra parte del ciclo delle porte narranti. Tu mi hai aspettato qui davanti questo portale? Sì, e questa è un'altra caratteristica di San Benedetto. Voi troverete adesso viaggiando con me l'opportunità di vedere palazzi antichi, palazzi storici, dove le pietre sono fanno un po' da protagonista, insieme ai bellissimi portali con questi archi prestigiosi, vedete le paraste scanalate e alla sommità nella parte centrale spesso ci sono simboli che si rifanno alle casate, le famiglie, quando non c'è lo stemmano, bellissimo.
familiare ci sono dei simboli che comunque si riferiscono alle casate. Avete capito cosa vi aspetta in questa puntata, tante altre cose le scoprirete lungo il percorso, ma adesso ci muoviamo perché parlavi appunto di un progetto particolarmente articolato e quindi forse andiamo avremo ad approfondire. Modo di approfondire l'argomento. Andiamo. Eccoci qua, la nostra prima porta. Ci aspetta ciao. Graziella Di Ciancio. Sì, ciao carissima. Mi metto in mezzo. Certo. Oh, come vai innanzitutto? Vicino Scandalo, tutto bene. Tutto bene, grazie. Tutto bene. Benvenuti. Fra un po' con lei parleremo di questo progetto, perché parte qui da San Benedetto Ullano in provincia di Cosenza, ma con Paola vogliamo rinverdire la memoria a quelli che magari lo conoscono, a quelli che magari non ne hanno mai sentito parlare, del glorioso Skanderbeg, questo condottiero, questo eroe nazionale per l'Albania. Il grande eroe nazionale, questa è la porta numero 7, vedremo che sono numerate per seguire un percorso, certo, anche sviluppando una serie di concetti diacronici, no? Andando proprio alla volta della storia, e in questo caso non si poteva che iniziare da Giorgio Castiota Skanderbeg, eroe nazionale albanese. L'Albania subisce questa invasione a carico, certo, degli ottomani dopo la morte di Skanderbeg. Fino a quando c'era ha cercato di difendere il fortino. Assolutamente. Poi gli ottomani sono entrati. E quindi gli albanesi scappano, fuggono, guidati dal papà, e si vanno a collocare in diverse zone dell'Italia. Tra queste zone rientra, la più grande ovviamente, comunità, vogliamo ricordarlo, è nella nostra regione e in provincia di Cosenza. Di Cosenza, ce ne sono anche, sì, a Catanzaro comunque. Sì, ce ne sono anche delle piccole comunità in altre zone della Calabria, ma sicuramente quella più ricca di comuni. Cosenza. E qui, non sì, a caso, infatti a Lungro, dal 1919 è stata istituita l'eparchia di Lungro, quindi c'è anche un valore istituzionale, certo, che ha proprio l'eparchia collocata proprio a Lungro. Certo. E qui si vede come l'artista, in questo caso Francesco Senise, lo realizza, no, in tutte le sue fattezze anatomiche, il cavallo di Skanderbeg, il condottiero con i suoi attributi classici e l'arrivo ovviamente su queste zone. Vedete come il cromatismo viene spalmato in maniera equa nella parte alta, grande, diciamo, guarda, rilevanza in prospettiva al cielo. C'è il paese. Sai che cos'è quel paese lì? Un pochino. No, è per saperlo, così vedi come è arroccato, bellissimo, dicevo prima, 460 metri sul livello del mare, le alture, bello, siamo ai piedi del Monte Sant'Elia, queste, certo, alture che si, certo, vedono, queste, sono queste proprio montagne, queste. E qui in basso vedete anche la vocazione agricola del territorio, con le spighe di grano, un po' quelle che sono gli elementi afferenti alla triade mediterranea, no? Qui, beh, sono certo forti in questo. In una visione c'è veramente la totalità del bucolica, posto. Bucolica, no? Lo Skanderbeg, certo, che arriva portandosi, sì, con sé la cifra, chissà, culturale, anche inserendosi in un territorio nuovo. Si avrebbe appezzato. Chi lo sa? Allora, con Graziella invece, visto che prima Paola parlava che c'è stato proprio un progetto, sì, di queste, sì, porte narranti, perché, sì, una porta non ha il dono della parola. Della eppure narrazione. Graziella, vi siete organizzati con questo progetto fantastico. Sì, questo è un progetto che è nato nel 2019 ed è nato dall'amministrazione comunale. E abbiamo pensato a come rendere, diciamo, attrattivo San Benedetto, perché come tutti i paesi, beh, sì, certo, che ci sono, soffre per lo spopolamento, insomma, tutte queste cose. Quindi abbiamo pensato al modo di renderlo memorabile, quindi con un progetto di marketing territoriale. Abbiamo pensato prima ai murales, ma i murales sono un po' inflazionati. ce ne sono tanti e nel poi territorio. È venuto in mente di fare la porta, anche perché è un oggetto simbolico, no? È molto, Già la porta fisicamente di suo c'ha una storia. C'ha una storia. E poi noi gliene attacchiamo, sì, un'altra sopra, sì, creando questa immagine, sì, queste diverse, certo, figure che vedremo. E quindi è venuto l'idea di fare questo museo diffuso nel centro storico. Che bello. E quindi di legare un episodio storico-culturale con la spiegazione durante tutto il percorso. La cosa bella è che, se vogliamo proprio dirla, ha detto lei, Graziella, diciamo, un museo a cielo aperto, sì, non dovete pagare il biglietto, sì, dovete, esatto, soltanto organizzarvi un fine settimana, quando siete lì che state elaborando l'idea di andare in un posto, certo, piuttosto che in un altro, San Benedetto Ullano è qui e vi offre questo percorso. Ci sono i nostri amici qui di San Benedetto che vi daranno sicuramente una mano e tutte le spiegazioni del caso. Ma adesso andiamo, ci spostiamo per scoprire un'altra porta e quello che avrà da narrarci, da raccontarci. Ma che mi fai camminare tutta la giornata? Sì, dai, oggi si cammina. Ma io sono già stanco, ragazzi, io ve lo dico, sono già stanco.
stiamo scoprendo con la scusa, vedi, è bello anche il centro storico, sì. Passo dopo passo questi, sì. questi borghi raccontano veramente di un territorio che ha tanto da dire, ha tanto da raccontare. Sì, per conoscere questi borghi bisogna camminarci dentro, no? Sono forza. Quei posti dove c'è quell'animo intimo della società, dei luoghi di aggregazione, dove ancora magari le signore hanno le porte con le chiavi, sì. La toppa, no? Sì, certo. Cose che nelle città non esistono. Puoi più. Puoi entrare direttamente, buongiorno, ti inviti, ma ti inviti auto a inviti bel a caffè. Certo, ti auto inviti a pranzo, è bellissima questa si cosa. Si vede anche la cura che c'è nei particolari all'esterno. Vedi, guarda qui quante piante. I luoghi sono vissuti all'interno e all'esterno poi alla fine. Guardate quante piante. Sì. Che meraviglia, uno la faccia, cosa ti serve? Rosmarino, basilico, prendila e cucina. Che meraviglia. Provate a farlo nelle grandi città, voi. Va bene. Allora, questa porta ci racconta, e lo so perché da ex presentatore di Miss Art Brescia. Sei preparato. Sì, sono preparatissimo, il vestito nuziale tradizionale di San Benedetto Ullano. Esatto, vedi questa giovane ragazza ghindata. L'abito per la popolazione arbrescia ha anche un grandissimo valore simbolico. Sì, certo. Ogni pezzo dell'abito dice qualcosa. Assolutamente, racconta una parte, insomma, anche della società, no? Lo status della donna si denunciava anche attraverso l'abito. Certo. Che indossava, in questo caso, come dicevi tu, c'è questa bella fanciulla che indossa l'abito nuziale. C'era la tradizione di regalare dalla nonna alla nipote questo abito, che quindi di tramandarlo, si indossava, ed è composto da una serie di pezzi, vedi, molto articolato. Sì. C'è la camisola con questo bellissimo merletto lavorato a mano, il giacchino sopra, la gonna, ce n'era una sotto plissettata. E poi questa superiore magistralmente comunque, decorata, vedi? Un'eleganza. Una grande eleganza. E poi, come vedi, i gioielli fanno parte, no, a pieno titolo. Ma che, bello, quegli abiti bianchi delle spose. Sono tradizioni. Ma perché un po' di colore? Io sarei per il colore in chiesa. Cioè, è bellissimo, un abito del genere è fantastico. Davvero molto bello. Vedi anche la bellezza del copricapo. Il copricapo è la parte integrante, appunto, dell'abito, e poteva essere tessuto, fatto anche in oro ricamato. Certo. E i capelli per impreziosirlo ancora di più, obbligatoriamente i capelli raccolti, per dare anche rilevanza a questo copricapo. Almeno il 90% delle spose capelli raccolti. Tu quando ti sei sposata avevi i capelli raccolti. Sì, raccolti. Anch'io quando mi sono sposato avevo i capelli raccolti. È capitato. Allora, voglio dire un'altra cosa. Allora, l'artista è Luigi Perenz, sì. Ecco. Però a Graziella volevo domandare una cosa, perché prima, mentre camminavamo qui nel borgo, mi stavi dicendo che nel periodo estivo fate un'iniziativa, credo, davvero molto interessante. Sì, facciamo appunto di nuovo ogni anno, replichiamo, diciamo, l'iniziativa, quindi è un'estemporanea, sono 3 giorni in cui altri 5 artisti dipingeranno altre 5 porte. Ah, vedi, perché noi stiamo vedendo il lavoro finito, è un momento bellissimo, perché sono 3 giorni in cui gli artisti vivono dentro il paese. Certo. Si condivide cibo, allegria, tutto quanto, perché veramente apriamo le porte, quindi invitiamo abbiamo un biglietto, Graziella? Certo, assolutamente gratuito per tutti. Voglio venire a fare un disegno anch'io, trovami una porticina però, ecco, magari anche una piccola finestrella di un bagno, per me va bene. Benissimo, ti aspettiamo, volentieri. Proseguiamo il giro? Le nostre porte narranti hanno tanto da raccontare. Proseguiamo. Centro storico, attenzione, un cancello aperto, sai mai esce qualcuno, io lo voglio chiudere per motivi di sicurezza. Ecco perché rimane aperto, non si chiude. È troppo. Oh, che bella! Ma che figura è? Una figura strana, tra la magia, il mistero, l'alchimia. Guarda, aspetta che me la voglio. Mettiamoci in posizione. Porta Itineris dicitur longissima. S. Tu che hai studiato bene le lingue. Che porta è questa qui? La porta è la parte più lunga di un viaggio. Ah, la porta è la parte più lunga di un viaggio. E poi c'è scritto per aspera lastra, vedi, sopra. Sì.
e poi ci sono tutta una serie di simboli. Anche qui l'artista Guido Maria Storino racconta una vicenda che lega questo alchimista al territorio di San Benedetto Ullano. Può essere una figura che è esistita davvero? Secondo una tradizione orale, era un monaco. Monaco amanuense. Hai capito. Romano, era abate di un monastero e le sue attività si svolsero alla fine del 1200. E nei suoi lavori lui, vedi, era uno scriba, certo, che copiava le scritture, sì, 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 e sì, sì, le trascriveva dal greco al latino. Riportava da certo. E qui vedi Guido, simultanea, quindi. Sì, erano quegli scribi che, sì, avevano valore culturale. Certo, certo, certo. E qui si vede come l'artista Guido Maria Storino realizza la doppia personalità. A sinistra c'è l'aspetto anatomico, quindi realistico, di questo monaco, e a destra quella sua cifra più intima, no? Quello che lo lega più all'alchimia, tant'è, certo, che c'è un viso criptato sulla destra, vedi, delle scritte, quindi tante informazioni, un po', sì, questa antitesi tra bene e male, no? L'animo, sì, 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 dell'umanità, sì, che ha questa lotta, faccia, questa lotta tra bene continua, e male. No? Questo equilibrio che comunque l'essere umano deve sempre ritrovare per mantenersi in equilibrio. Sì, perché guarda sembra... come gioca bene con le linee diagonali, Guido, sì, a sinistra traccia una diagonale in discesa, è vero, che diventa, sì, lo, sì, sfondo della porta di sinistra, dell'anta di sinistra, a destra questa piccola struttura architettonica a gradoni, sopra le alture, ancora tornano le alture intorno a San Benedetto Ullano, e questa, beh, volta certo, celeste. C'è sempre il richiamo del paese. Al territorio. E sopra mette la bicipite legata alla comunità, sì, albanese, beh, ovviamente. Che è il simbolo appunto della... E aggiungo che l'artista ha voluto fare questa porta bene augurante per San Benedetto. Ha detto, ve la faccio così, vi porta bene, fortuna, porta bene a tutta la comunità. Che meraviglia. E sta funzionando? Quindi, sì, sta funzionando. E allora noi siamo contenti. Sta funzionando perché noi siamo qui naturalmente, ma sì, e questo museo a cielo aperto non finisce qui. Certo, non vi faremo vedere tutte le porte, il resto dovrete venire qui di persona a scoprirle grazie agli amici di San Benedetto Ullano, ma nel frattempo proseguiamo, certo, la visita continua. Capo, I see. Capo, viaggiato. Capo, la mano del capo. Capo, 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 capo. Capolavoro ghiacciato. Lasciati emozionare da un'esperienza di guida 100% elettrica. Scopri ora l'intera gamma elettrica BMW. Hai bisogno di realizzare o rinnovare il tuo sito web? Vuoi intraprendere un'attività di e-commerce? Vuoi rinnovare l'immagine online della tua azienda e del tuo portale? La scelta più sensata è Bit Solution di Francesco Asturaro, un'azienda giovane, dinamica e dal passo con i tempi. Fai ripartire subito il tuo business. Oggi avere un sito web dall'aspetto professionale per acquisire una nuova clientela è fondamentale. Bit Solution di Francesco Asturaro è l'azienda leader in questo campo. Contattaci online all'indirizzo costruzione siti web o chiama 327 56 31 021 e richiedi una consulenza gratuita. Ripartiamo oggi. Con noi sarà più facile affermare la tua presenza sul web. Non primo, primissimo. Non amaro, amarissimo. Non bene, benissimo. Petrus, l'amarissimo che va benissimo. Petrus Bonecamp, superlativo. No, vi devo davvero ringraziare perché oltre tutte le informazioni che mi state dando qui a San Benedetto Ullano, vedendo queste porte narranti, almeno sto anche facendo un po' di movimento. Fisica. Un po' di movimento, ma è diciamo che è una modalità che caratterizza la mappa dei piaceri. Siamo sempre in movimento. E passo dopo passo, all'interno del centro storico, arriviamo a sentire il racconto di un'altra porta narrante. Questa è la porta numero 5, vedi, sì, com'è bello ancora seguire la didascalia e racconta di un altro avvenimento storico che lega San Benedetto Ullano, no? Questo doppio nome, San Benedetto, perché furono proprio i signori di Montalti Normanni che fondarono un monastero benedettino e quindi da questa fondazione poi il nome di San, sì, Benedetto Ullano, il nome antico
chi aveva, quindi c'è anche in questo caso un riferimento specifico. E la porta numero 5 è quella che ha realizzato l'artista Luigia Granata. Luigia Granata è una designer identitaria. Senti, ma sono tutti calabresi o anche di importazione nordica? No, in gran parte sono tutti i nostri artisti calabresi. Ah, che bello, sì. Così tutto hanno rimane sul territorio. Dare spazio alle nostre eccellenze. Bene, bene, mi e piace. E ognuno di loro, vedi, con la sua tecnica pittorica. Certo. Con, tra l'altro, vedi come ha questo progetto ha ovviamente ha necessitato di uno studio della storia, giusto. No? Giusto. Di San Benedetto, e qui Luigia raffigura Drogone II d'Altavilla, appunto, signore di Ollano. Prima, vedi la regalità. Si dice, sì, prima di fare ti devi informare, no, insomma, che racconti. Belli, ma belli anche i colori. I colori, che poi è proprio una cifra di Luigia Granata, questo fatto di un cromatismo molto vibrante. Bello, bello. Che poi bisogna dire una cosa, cioè, sono porte che affrontano le estati e gli inverni, quindi insomma vanno sempre comunque mantenute. Ma una cosa che voglio domandare a Graziella e che mi ha colpito perché cioè, sembra diciamo spontanea, no? Cioè, spontanea o banale meglio, tra virgolette, ma sono le targhe, Graziella, sì. Perché è un lavoro che hai fatto tu, che sui bordi insomma in qualche modo cercano di nascondersi con i muri, no? Dove, certo. Dove vengono, però insomma sono importanti perché se c'è una guida bene, se non c'è una guida in qualche modo... Certo, sì, voglio dire, è un museo, quindi è nato con l'intento di comunque di essere informativo, certo, sulla nostra cultura, quindi il visitatore che viene può anche, voglio dire, leggere tranquillamente la targa e informarsi su l'episodio appartenente alla porta. Stiamo anche digitalizzando, quindi fra un po' ci saranno anche altri strumenti con il code. Bravi, sempre in movimento. Abbiamo perso Paoletta, ma perché ci sta aspettando già un'altra porta che è quasi di rimpettaio. Andiamo all'altra. Andiamo. Un'altra porta, insomma, imponente, importante, per giunta anche sotto un portale, ma molto, molto bella. Sì. Bisogna dire però un'altra cosa che magari non abbiamo detto, non per tutte le porte, ma molte porte nascondono dietro delle abitazioni, delle attività amministrative e sì, quant'altro. Sì, in alcuni casi sono edifici privati ancora abitati, in questo caso un edificio del municipio, dell'amministrazione comunale di San Benedetto Ullano, e si è prestato appunto l'edificio a diventare questa quinta scenica su cui raccontare l'ennesima storia. Bello però. Però da storico dell'arte vi devo raccontare due cose su questo bellissimo portale. Sì. In pietra tufagia con le bugne di diamante, quindi vedete come i portali esterni con gli stemmi erano un po' il biglietto da visita delle famiglie nobiliari che denunciavano l'opulenza, cioè, la ricchezza. Capivi subito prima di entrare dove stavi entrando. E soprattutto le trovi più vicine alla chiesa parrocchiale. Ah, le famiglie nobiliari avevano questa prelazione di edificare qui vicino, e siamo vicinissimi. Quindi siamo vicini alla chiesa. E qui un'altra storia importante legata al primo albanese che arriva a San Benedetto Ullano, quindi c'è questa moltitudine di gente che si appresta ad arrivare. Teodoro Musacchio, esatto, della corte badiale, sì, il primo che arriva proprio qui sul posto. Però bello, vedi come l'artista Oliva in questo caso qui vorrei staccarlo e portarlo a casa. Sì, perché qui vedi come affida molto alla gestualità, quindi si vedono questi cavalieri in movimento, la presenza dei cavalli, vedi come è preponderante, queste tutte le figure non perfettamente definite danno il senso però del movimento, però ti danno una visione d'insieme anche dalla gestualità, quindi c'è quasi un esodo verso di noi, verso la nostra direzione, quindi come la porta in questo caso si smaterializza, certo, e diventa parte di una storia. Ma come parla bene, guarda come parla bene. Ma dove ti abbiamo trovato? Ma dove mi avete trovato? Allora, Graziella, vieni. Finiamo questo nostro incontro, piacevolissimo naturalmente, ma ti voglio domandare, c'è la tua associazione, vero? Sì, allora, si distacca questo, da questa iniziativa. Questo è un progetto comunale. Sì, abbiamo sempre insomma, fatto insieme, però faccio parte di un'associazione culturale che si chiama Borghi d'Arberia, che si sta muovendo per la promozione culturale degli Arbres, quindi abbiamo fatto già una guida. Non solo comunque qui, quindi muoviamo, a San, ma anche gli altri 17, Calabria, no? Sì. Comuni. Stiamo cercando di fare comunità tutti insieme. Quindi insomma, sicuramente ci rivedremo con Graziella e riparleremo naturalmente di questa storia straordinaria. Grazie naturalmente per averci accolto. E adesso Paoletta, tu ti sei già appoggiata. Adesso, ma ancora dobbiamo andare. Mi sto assolicchiando in realtà. Aspetta anch'io. Assolichiamoci un pochino, ho bisogno un po' di vitamine. Che meraviglia, vitamina D, in abbondanza. Sì, sì.
Non è che possiamo stare qui tutta la puntata. Anche un po' abbronzati, poi non ci credono che lavoriamo, vero? Sì, questo è pure vero, ma io non mi abbronzo mai. Tu prendi colore? Sì, sì. Tu sì. Sì, sì. No, io ho la melatonina che è in vacanza da una vita. Zero. Sì. Che facciamo adesso con lei? Andiamo in chiesa? Che dici? Va bene, se insisti. Sì, una preghiera ci sta. Una preghiera ci sta, ne abbiamo bisogno. Dov'è la chiesa? Qui, sulla destra. Comincia a andare tu, Demo. Sì, vai. Stavo riflettendo su una cosa seria. Sai come siamo noi giornalisti della televisione? Ogni tanto avremo bisogno che qualcuno, sì, qualcuno di spirituale, insomma, no? ci desse un indirizzo, una strada, un consiglio. Un buon consiglio. Ah, ecco. Proprio sarebbe quello, meglio. Vero? Che sarebbe ci serve. Sì. E lo troviamo qui. Sì. Perché questa è la cappella gentilizia, l'antica cappella della famiglia Rodotà. Ah. E dentro si venera questa bellissima immagine, la Madonna del Buon Consiglio. Accidenti, quindi. Allora sono al posto giusto. Sì. Al posto giusto. Però ti devo dire una cosa, cioè adesso avete visto che la porta è chiusa, ma come faremo ad entrare? Bisogna trovare le chiavi? Io un buon consiglio ce l'avrei. Ce l'hai? Vedi un po'. Eh? Amici telespettatori della mappa dei piaceri, come vedete ci siamo forniti di una chiave di ultima generazione. Avrete visto che è una chiave elettronica con una serie di sequenze che una volta che si inserirà magicamente, no? Magicamente si aprirà. Proviamo, proviamo, perché potrebbe anche non funzionare, sì, ma secondo me funziona. Aspetta che ci provo. Ecco qua, questa va giù. Lascio la porta aperta, ambiente bello, fresco, ci accoglie, le chiese sono così, piccola. Sì, piccola, perché questa sembra era una cappella, ecco, certo, perché ha dimensioni ridotte, della famiglia Rodotà, probabilmente risalente al 1770, questo più o meno il periodo di fondazione. Però è tenuta benissimo. Un piccolo gioiellino. Davvero? Vedi? Le paraste con i capitelli alla sommità, quello che era la cantoria rifatta in legno e tutta una serie di immagini a carattere sacro con diverse protagoniste. Qui senz'altro la protagonista è la Madonna del Buon Consiglio, che beh, è la, certo, Madonna protettrice appunto degli albanesi, perché arriva per vicende miracolose, secondo la leggenda, da Scutari, dalla cattedrale di Scutari a Gennazzano, questa località in provincia di Roma, portata proprio da due angeli. Questo affresco si smura e miracolosamente viene trasportato da questi angeli e collocato qui. Che storie Sai fantastiche. Che queste immagini sacre hanno sì, sempre, sì, no? Cioè, un dietro, racconto. Ci sono sempre storie molto spettacolari alcune volte, molto spettacolari. Che le siano suore, vere o meno, non fa niente. Le suore piccole operaie, sì, sono coloro alle quali hanno la gestione della cappella, risiedono qui a fianco e sono rimaste solo in due. Sì. Vediamo se ne troviamo qualcuna. Sì, che sì, dici? Sì, dai, così vado facciamo, vedere, scambiamo giusto al volo una chiacchiera. Suor vai. Carmen, la vado a cercare, aspettami. Freeland on the sky. Ah, eccola lì Paoletta, vedi? Eccola. Ti hai trovato? Ti ho trovato una persona speciale. Ah! Suor Carmen. Suor Carmen, Carmen, grazie. Attenzione. Carmen Russo mi chiamo. Carmen Russo, lei è una delle due sorelle che fanno parte dell'ordine delle piccole operaie. Sì. Quindi venendo qui siete accolti dalle suore, ormai solo in due. Sì, siamo in due. Io il mio nome di battesimo è Anna Russo, però il nome acquisito è Suor Carmen, quindi purtroppo le suore prima del concilio si cambiavano il nome, ora non si cambia più, quindi il nome. Di conseguenza si mette quelle di battesimo, però noi su documenti a scuola, io mi firmavo sempre Russo Anna. Benissimo, Suor Carmen, siamo in un luogo speciale, un luogo mistico. Un luogo con tante opere d'arte. Ci vuole lei svelare qualche chicca un po' anche legata alla famiglia Rodotà? Noi siamo legatissimi alla famiglia Rodotà perché vuole bene, ha voluto bene le piccole operai del Sacro Cuore, specialmente la signora Anna Rodotà, che adesso ha parecchi anni di vita. Questi banchi, abbiamo fatto tanti sacrifici per l'hanno dato alla cassa di risparmio, quindi andando facendo i viaggi con la signora Anna per arricchirla un po'. Quindi
questa chiesa è un monumento piccola, ma un monumento perché c'è lei, la Madonna. La Madonna che è devota tutto il paese, tutti i paesi limitrofi vengono qui per la festa del mese di maggio. Noi festeggiamo, viene la banda musicale, facciamo i fuochi, facciamo la raccolta per il paese, facciamo le offerte, poi facciamo la riffa alla fine con la musica, facciamo la riffa, i doni che la gente accetta con gratitudine e con piacere, perché vuole, sono devoti alla Madonna. Sì. La devozione. La chiesa è stata edificata nella chiesa antica, nel 1700 e più, e quindi poi c'era un sacerdote, vescovo Maurizio Rodotà, che ha ceduto poi, ecco, ha fatto questa chiesa. Poi non ce la facevano perché loro sono andati via da qui, da questo paese, 8 figli maschi sono andati via, chi a Cosenza, chi a Lamezia, a Villa in un altro paese, non so, se ne sono andata. Signor Carmen, le voglio fare una domanda: da quando c'è lei qui? Noi siamo dal 1968. Il 1968 hanno dato a noi questo capolavoro, questa chiesa, sì, che è ricca di piccole cose, ma molto importanti, molto importanti. Per noi, perché c'è la Madonna, che la Madonna si fa la festa e scende qui la prima sabato di maggio. Scende lì degli uomini forti e coraggiosi, la scendono, la trasportano. Per farla poi qui ricca di fiori. Io qui non ci sono adesso i tappeti perché io li metto per la festa, per far respirare il pavimento, perché è in mano alle belle arti, ma le belle arti non fanno niente. Ma è vero che si rivolgono le donne alla Madonna del Buon Consiglio, che vogliono diventare mamme, vero? E qui c'è una ragazza. C'è stato un miracolo. C'è stato un miracolo, una ragazza che non poteva avere figli, Francesca, quella parrucchiera, dico pure il nome, perché io l'ho pregato la Madonna con fede. E lei è stata graziata. È stata graziata. La Madonna, io l'ho pregato perché lei, la ragazza, si metteva sempre a quell'angolo lì dove sta l'acqua santiera e pregava. Io dicevo: Madonna mia, perché non ce lo mando un bambino a questa ragazza? E poi è successo. Sì. E poi è successo. Che bello. Finiamo con questa storia. Cinque mesi questa ragazza è di qua. Bene, ma non so. Se poi la mamma, siamo all'inizio della primavera, la nuova vita che arriva. Siamo contenti. Freeland under the sky. In universal understanding. E adesso, ragazzi, si sale cioè, questo verso, è un valore evocativo mistico, si sale davvero verso il paradiso qua, ragazzi. Sì, nulla questa è casuale nell'architettura sacra. È la chiesa madre di San Benedetto. Esatto, sì, la chiesa principale dedicata a San Benedetto Abate. Che caratteristiche ha? Cioè, teniamo i nostri telespettatori un po' di suspense. Sulle spine. Che caratteristiche ha all'interno? Qui entriamo proprio in quello che è il rito greco-bizantino, con tutto quello che è il ciclo delle icone, con l'iconostasi, entrando proprio a vivere questa spiritualità che si rifà sempre alla Chiesa Cattolica, ma utilizzando il vecchio rito greco-bizantino. Senti, ma è una situazione mia o stiamo entrando lateralmente? Stiamo entrando lateralmente, questa è una porticina in affianco alla parete secondaria. Perché l'ingresso è dall'altra parte. E da quell'altra parte, dall'altra sì. Però noi, dove troviamo le porte aperte, ci infiliamo. Paolo, vai avanti, vai. Entriamo nella chiesa madre. Vedi che tripudio di colori, di oro, di luce, no? Che poi questa è. Beh, è caratteristico, no? È tipica delle chiese. È bellissimo, ma guarda. Greco-bizantine, vedi. Volgarmente definito lampadario, ma come si può chiamare? Un polileios si chiama. Accidenti. Proprio perché c'è una moltitudine di luci che rappresenta un po' la misericordia divina che dall'alto viene calata sui fedeli. La chiesa è ricca di elementi a grandissimo valore simbolico, sono tutti rimandi dottrinali molto significativi. Certo. E la fondazione risale circa al XII secolo, quando probabilmente
i normanni, i duchi di Montalto, decidono di far collocare qui un monastero benedettino. Quindi l'attuale chiesa poi nasce, certo, su questa precedente struttura e viene arricchita con tutta una serie di elementi. Vedi, qui per esempio non si vede l'altare maggiore, sembra strano, no? Rispetto alla distribuzione. Era la domanda che ti volevo fare. Ti ho anticipato. Sì, non vedevo l'altare, mi guardavo intorno. Questa si chiama, in effetti si chiama iconostasi. L'altare maggiore si trova al di là di queste tre porte. Sì. In questo caso l'artista che si è messo in campo, il grande maestro urbanista Gioia, ha realizzato questa bellissima iconostasi lignea. Come vedi c'è un lavoro di intaglio notevole, con tutta una serie di figure molto riconoscibili, no? Intanto questa porta centrale prende il nome di Porta Reale, e quella attraverso i quali accedono solo i sacerdoti, certo, i diaconi attraverso quelle laterali. Quelle laterali, ognuno la sua. Ognuno deve avere il suo passaggio. Il suo ingresso. E tutte le icone, da Eikon, immagine dell'invisibile. Cosa rappresentano? Rappresentano... Vabbè, in mezzo l'ultima cena, si l'ultima capisce. Cena nella posizione centrale, però partiamo dalla Porta Reale. La scena dell'Annunciazione, da cui tutto ebbe origine. Sì. Saliamo attraverso questa escalation, no, della vita di Gesù, arriviamo all'ultima cena per finire poi alla sommità con la scena della crocifissione. Beh, quindi, certo, vedi, c'è una narrazione. Un racconto continuo, certo, c'è una narrazione. Certo. Gli apostoli collocati nel registro superiore e poi tutta una serie di figure di santi profondamente legati appunto alla cultura greco-bizantina. Poi in alto c'è un bellissimo Cristo Pantocrator. Dobrunico è il mosaicista che lo realizza, Pantocrator onnipotente, che dall'alto del catino abisidale, vedi, benedice e ha il suo sguardo benevolo sulla comunità. Anche questi scalini hanno valore simbolico, si riferiscono un po' al seno materno, quindi ci sono molti riferimenti alla donna e al rapporto filiale, in questo caso, che ha la Chiesa appunto con i suoi fedeli. Mamma mia, cioè interromperti è per me un sacrilegio, perché dai tante di quelle informazioni e io, ripeto, mentre tu parlavi ero completamente rapito dalla bellezza di questa chiesa. Non è grandissima, ma tutto quello che c'è rappresenta veramente un passaggio epocale, no? di tutto quello che è stato, e anche queste figure raccontano di storie, sì, di momenti. Con San Benedetto ovviamente, la Madonna del Buon Consiglio, che abbiamo visto anche di là, vedi la raffigurazione degli angeli che la trasferiscono secondo quella tradizione, e poi qui c'è di apprezzabile l'urna cineraria, pensa, di epoca romana, collocata in fondo sulla sinistra, proveniente da un territorio qui limitrofo, quindi vedi resti di provenienza appunto disparata che vanno ad arricchire il patrimonio artistico che ha la chiesa di San Benedetto, che è la più importante ovviamente all'interno del borgo. Fantastico, fantastico. Paola, io ti ringrazio davvero di questo viaggio che ci hai permesso di vivere con te all'interno delle mura di San Benedetto. Ringrazio te, con l'obiettivo di stimolare le persone a lasciare le proprie abitazioni e spostarsi in una Calabria che è una terra di borghi. Noi abbiamo tantissimi borghi nei quali entri e scopri dei manufatti eccezionali, quindi la Calabria è una terra generosa anche sotto questo aspetto. E per questo, per quei curiosi che volessero intraprendere un viaggio nella storia, nella cultura, Paola Morana è a vostra completa disposizione, è presentissima sui social. Sì, sono presente, mi sposto un po' in tutto il territorio regionale, quindi in genere propongo percorsi culturali, enogastronomici, esperienziali, quindi mi pregio di voler essere la lente di ingrandimento tra il visitatore e quello del patrimonio della regione. È un giusto accostamento. Grazie. Grazie a te. In questo viaggio a San Benedetto Ullano abbiamo sentito l'odore e la tradizione di una grande azienda. Non siamo a San Benedetto Ullano, siamo dalle parti di Montalto, ma non potevamo naturalmente mancare, non potevamo non venire a trovare l'azienda Garritano. 1908, una storia, una tradizione che si accompagna nel tempo con una cosa caratteristica, il fico dottato, ma non solo, perché poi c'è stata un'evoluzione. Entriamo perché ci aspetta Anna. Eccoci qua. Anna! Buongiorno! Buongiorno! Come stai?
Bene, bene, tu? Tutto a posto, tutto a posto. Anna Garofalo, che rappresenta naturalmente insomma, la famiglia Garritano dal 1908, ma sai che i tuoi anni li porti benissimo. Li porto bene. Devo dire che poi alla fine il tempo su di te sembra che non sia passato proprio per niente. Naturalmente Anna è la quinta generazione, cioè un pezzo di storia del territorio, un pezzo di storia del fico d'ottato, un pezzo di storia di questo cioccolato che nel tempo ha reso felici davvero tante, sì, tante persone. Cioè, sembra di stare veramente nel regno della bontà. Senti, ma come nasce tutto? Quindi nel 1908? Sì, esattamente. Come dicevi, l'azienda nasce con la lavorazione di fichi, che sappiamo tutti, insomma, il fico di Cosenza DOP, perché vantiamo anche la DOP sui fichi di Cosenza, è una tradizione da sempre, e l'azienda Garritano esiste, documentata dal 1908, quindi è partita proprio con la lavorazione di tradizione, come si fa un po' a casa. E bisogna dire che non è partita da qui, ma da uno dei posti più belli della nostra regione, dal centro storico di Cosenza, esattamente, questa piccola bottega che regalava momenti di grande emozione ai cosentini e non solo. Insomma. Non solo, perché vivevamo anche di esportazione, perché abbiamo trovato dei documenti, ogni tanto mi arrivano anche delle foto magari dall'Argentina, dove mi raccontano, mi mandano le foto dove c'era il bisnonno di mia mamma, quindi Pasquale Garritano, che era il fondatore dell'azienda. Abbiamo queste foto raccolte, quindi insomma l'azienda c'è da sempre. E diciamo che noi manteniamo la tradizione, ecco, questa è la cosa che ci caratterizza un po' nella lavorazione dei fichi, perché li continuiamo a lavorare come li lavoravamo un tempo, solo in uno spazio insomma un po' più grande, più comodi e poi chiaramente con tutte le evoluzioni del caso. Come è arrivato il cioccolato all'interno della famiglia? Allora, il cioccolato è arrivato già da tanto tempo, non dal 1908, però insomma già da moltissimi anni con mio nonno, perché ha iniziato la lavorazione a fare un po' di evoluzione sui fichi, quindi fare i fichi ricoperti di cioccolato, che comunque resta insomma un prodotto proprio caratterizzante. Beh, di punta, tipico, certo. Soprattutto nei periodi natalizi. E quindi ha iniziato insomma con la lavorazione di questo cioccolato, che all'inizio era proprio una glassa, quindi con il cacao e lo zucchero, molto così spartana. Poi piano piano ci siamo chiaramente specializzati nella lavorazione proprio del cioccolato puro, quindi insomma tutte le varie sfumature del cioccolato. Ce ne sono talmente tante che elencarle ci vorrebbe l'intera trasmissione della mappa, e quindi per una serie di motivi non possiamo. Però non potevamo andare via da questa zona senza venirvi a trovare. Ma visto che io sono curioso e naturalmente voglio vedere dove tutto nasce, stiamo registrando il periodo di Pasqua, quindi c'è naturalmente la lavorazione che intende far capire che insomma state avendo i numeri giusti per arrivare un po' alla bocca di tanti calabresi e non solo. Dov'è il vostro laboratorio? Io sono curioso. È proprio qui. Allora ti seguo. Sì, ok. Eccoci qua. Il laboratorio dove tutto prende forma, dove tutto prende vita. Anna, che bello. Sì, sì. Senti, quindi mi pare di capire che è totalmente lavorazione artigianale. Esatto, tutto a mano. Mamma, ma che pazienza che avete. Una roba pazzesca. Pazienza, sì. Guarda qua. Sì, sì. Queste sono le scarpe che io vorrei indossare tutti i giorni, così almeno non li devi lucidare. Gli dai una leccata? E stai anche comodo. E sto comodissimo, davvero comodo. Buongiorno a tutte, buongiorno a tutte le signore che lavorano la produzione. Abbiamo detto che stiamo registrando il periodo di Pasqua, ma in effetti le forme, ma guarda, non le tocco naturalmente. Le colombine, le chiocce, i paperotti, i coniglietti, abbiamo varie forme. Sì, sì. Senti, ma allora, quando arriva poi la specializzazione totale, cioè quando poi arrivano questi prodotti che non sono più legati diciamo alla storia del fico d'ottato, ma in effetti vi siete detti no, dobbiamo guardarci un attimo un po' intorno. Sì, certo, la lavorazione diciamo delle uova adesso non è solo l'uovo classico, certo. L'uovo classico c'è sempre e continuerà ad esserci sempre, però abbiamo anche tanti formati, quindi tante formine per dare anche un'alternativa insomma ai regali che ma mi devi confessare una cosa, qual è? Beh, tu sei di parte naturalmente, ma qual è il tuo prodotto preferito?
Allora, come cioccolato, fondente, extra fondente tutta la vita. Siamo d'accordo. Sì. allora, dei fichi, guarda, c'è un prodotto molto particolare al quale sono molto legata, che è il salamino di fichi. Ma... perché è una ricetta della mia bisnonna e questa è una ricetta tutta ovviamente naturale, perché diciamo che non ti ho detto prima che i nostri prodotti sono tutti senza conservanti. Ah, ottimo. Esclusivamente senza ottimo. Conservanti, quindi... Massimo della qualità. Esatto, sì, sì, noi siamo insomma per l'alta qualità. Beh, ci tenete, in tutto, certo, ci teniamo anche a ricercare i prodotti che noi utilizziamo anche di fianco, diciamo, al fico, al cioccolato, che siano anche prodotti di altissima qualità. Assolutamente. Sì. Il salamino di fichi, come ti dicevo, è un prodotto totalmente naturale, 100% naturale, che dura anche a lungo, perché mentre si mantiene. Hai capito. 12 mesi proprio. 12 mesi proprio perfetto. 12 mesi? Sì, hai capito. Tantissimo, ed è un prodotto, è un mix fra frutta secca, frutta fresca, quindi fichi, noci, mandorle, una botta di vita. Una botta di vita, sì, esattamente. Cioè. Ed è un prodotto buonissimo che si abbina anche ai formaggi, quindi poi diventa una cosa particolare per fare degli antipasti. Ah, ecco perché ho capito che è il tuo preferito. Diventerà anche il prodotto preferito della mappa dei piaceri. Anna, fatelo dire, la signora cosa fa qui? Sta scrivendo l'etichetta, non è microfonata, quindi cerco di riportarla io. Bene, bene, brava. Sì, sì, sempre stiamo confezionando un po' sì, di vabbè, uova, la produzione, visto il periodo pasquale. Mi, sì. mi sembra anche giusto, poi andiamo sì, di là. Sì. E quindi questo prodotto, ma si trova tutto l'anno, Anna? Sì, proprio perché ha una, diciamo, una scadenza un po' più lunga. Certo. Noi comunque anche i fichi che normalmente lavoriamo, li lavoriamo tutto l'anno, perché chiaramente teniamo le scorte nella cella di refrigerazione, e man mano quando servono li lavoriamo in modo da poter dare insomma un po' di conservazione. Senti, volendo immaginare una lista, buongiorno anche a voi, una lista di prodotti che realizzate e che producete. Quanti saranno, numericamente parlando? Tantissimi. Perché oltre... non te li posso far elencare, ma no, almeno un numero... togliendo fuori il cioccolato, quindi dei fichi siamo circa 150 referenze che abbiamo lì. Carlo, ma noi dobbiamo trasferirci qui a Montalto, scusami. Cioè, facciamo un passaggio, ma almeno una volta al mese possiamo venire a trovare Dan e tutto il suo meraviglioso gruppo per scoprire questi prodotti e per degustare, evidentemente, esatto, tutte le vostre preparazioni. Sì, sì. 1908, una storia meravigliosa, fatta di gente, fatta di famiglia, fatta di persone che credono al proprio lavoro, ma credono anche al proprio territorio, perché non vi siete spostati da Cosenza a Montalto. Sì, solo per una questione logistica. Avevate bisogno di più spazio. Di più spazio, Anna, esattamente. Complimenti davvero per la vostra produzione, grazie per averci ospitato. Grazie a voi. E ci vediamo alla prossima. Va bene, grazie. Vi aspetto. Grazie. Grazie. Lasciati emozionare da un'esperienza di guida 100% elettrica. Scopri ora l'intera gamma elettrica BMW. Hai bisogno di realizzare o rinnovare il tuo sito web? Vuoi intraprendere un'attività di e-commerce? Vuoi rinnovare l'immagine online della tua azienda e del tuo portale? La scelta più sensata è Bit Solution di Francesco Asturaro, un'azienda giovane, dinamica e al passo con i tempi. Fai ripartire subito il tuo business. Oggi, avere un sito web dall'aspetto professionale per acquisire una nuova clientela è fondamentale. Bit Solution di Francesco Asturaro è l'azienda leader in questo campo. Contattaci online all'indirizzo costruzione siti web .com o chiama 327 56 31 021 e richiedi una consulenza gratuita. Ripartiamo oggi. Con noi sarà più facile affermare la tua presenza sul web. Elisir San Marzano Borsci torna a sorprenderti. Volare, oh, canta.
Eccoci qua, cerchiamo di terminare questa puntata della mappa dei piaceri, ma vi ricordo, vi esorto ancora a registrarvi sul nostro canale YouTube, premere sulla campanellina così per essere informati ogni qualvolta una nuova puntata verrà caricata. Andate sul sito della mappa per poter visionare insieme a noi tutti i ristoranti fin qui frequentati. Ci siamo stati noi, quindi sono garantiti dalla mappa dei piaceri. E a proposito di ristoranti, qui a San Benedetto Ullano sono venuto a trovare il mio caro amico che non ci vedevamo veramente da tempo, ma solo per colpa tua, sì, che sei sempre impegnato in quella cucina, cioè non ti tolgono neanche con le cannonate di Navarone, e mio amico Enzo Mirabelli. E siamo qui alla Selva dei Castagni. Come stai innanzitutto? Ma bene, grazie, te ne si tira la carroccia. Ma ragazzi, lo trovo in splendida forma. Ti ringrazio tanto. Dietro quel baffo meraviglioso si nasconde un uomo, un imprenditore, un ristoratore, uno chef, una persona che della sua passione ha fatto veramente un punto di riferimento non solo per San Benedetto Ullano, ma veramente un po' per tutto il territorio. Enzo, la tua struttura nasce negli anni 80. Negli anni 80, sì, ecco, sì. Ma sì. Come ti è venuta l'idea? Niente, io sono stato un ristoratore da ragazzo, poi ho fatto un po' l'emigrante, sono stato 20 anni in Germania, sono venuto di estate, me ne sono andato in vacanza. Stavo percorrendo questa strada di assedere verso Fuscaldo per andare a mare e ho visto a Cangello sto punto qua che si vende. E tu che avevi fatto 20 anni in Germania, dove c'era il Marco, una volta il Marco era pesante davvero e lui di marchi ne aveva messi da parte un po', a voglia, quanto ne serve, li hai buttati tutti qua. Tutti qua, sì. Benissimo. perfetto. Hai fatto un bel investimento. Sì, l'investimento è stato fatto bene, diciamo bene, però rimbianco solo un punto di vista, come sono i tempi oggi, deve martellare, deve martellare tanto per poter mantenere questa azienda qua. Lo so, e non è facile, perché appunto la Selva dei Castagni non è solo un punto di ristorazione, sì, bellissimo, un panorama pazzesco, lo state vedendo anche dalle immagini, questa selva che nasconde praticamente e protegge la tua struttura, ma è anche albergo sopra di noi. Sì, sì, abbiamo 12 stanze matrimoniali e 8 singole, che si può aggiungere sia nei singoli sia in metro secondo la necessità. Mi pare di capire che clientela. Puoi ospitare un bel po' di persone. Sì, 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 possiamo arrivare a una quarantina di persone. E senti, la tua struttura lavora tutto l'anno? Sì, lavoriamo tutto l'anno, ci fermiamo solamente il mese di novembre. Vabbè, un po' di tempo, sì, per te e per Ida. Sì, sì, per me, per Ida e necessariamente per le nipotine. Per nipotine, perché altri non mi riconoscono come nonno. Tre nipotine femmine. Sì, sei sì. Circondato, fratello. Non hai scampo. Sono circondato veramente. Ma mi mazziano come un giorno la nonna, andare a finire le nipotine. Vabbè. Ma ne sono grato. Tu hai due figlie femmine, un maschietto. È un maschietto, sì. Naturalmente sono tutti sistemati nelle loro professioni, però mi pare di capire che nella storia di questa tua grande avventura la famiglia c'è sempre stata, i tuoi figli ti hanno sempre aiutato. Sì, sì, tanto, mi hanno dato un grosso aiuto di mano, tanto, hanno studiato, hanno fatto i sacrifici giustamente come l'ho fatto io. E ne sono grato perché sono diventati anche loro essere professionisti. Dei professionisti. Dei professionisti, e ne sono grato molto, molto, molto contento. Che contento meraviglia, vedi? Dei miei figli, personalmente dei miei figli. I sacrifici danno praticamente i loro frutti. Perché a me si hanno fatto le scuole, si hanno fatto l'università e a fine settimana venivano a battere il martello insieme a papà. Hai capito, battere il martello. Ma a proposito di gente che batte il martello, ma la tua compagna di vita, di lavoro, di sacrifici, di sbattimenti, di affetto, che è Ida, che è una persona che c'è sempre. Sì, a di là, lasciamo stare quando io parlo che scherzo. Scherzo che poi mi vado a scaricare sempre su mia moglie. Annuggio pozzo, moglie ma pozzo. Bravo, diceva. Ma se no è mia moglie, lascia stare. È veramente una spalla fondamentale. Io lavoro, ma lei ne fa più di me tanto. È una spalla fondamentale. Che meraviglia, vedi? Il grande affetto, la grande unione familiare non può che dare naturalmente grandi frutti.
Sì, insomma, grandi frutti e grandi rifiuti. Sì, ma è giusto, se la famiglia se ne va allo sbando, uno di là, un altro di qua. Non... E si perde veramente. Si perda tutto, certo, si perda tutto. Invece quando la famiglia, giustamente, i due radici che mantengono... Due pilastri. I due pilastri che mantengono, diciamo, la famiglia cresce, certo, sana. Certo, certo. Penso io che cresce sana. Assolutamente non... sì. Allora, dobbiamo rassicurare i nostri telespettatori che in questo momento stanno vedendo questa tavola imbandita. Sì. In effetti, di solito, noi mettiamo i piatti, sì, che lo chef prepara, e sono due che fra un po' vi faremo vedere, ma c'è stato un problema tecnico. Mentre lui li preparava, noi ci siamo innamorati e ce li siamo sbafati. Uno via, cioè come lui finiva, noi con la bocca aperta lì a mangiare. E ci siamo detti, ma perché non far vedere gli altri prodotti che i commensali, sì, che in pronti, questo momento, sì, ci stanno guardando, troveranno oltre a tutti i, sì, piatti, sì, dei tuoi menù. Quindi, sì, qui ci sono tutti i prodotti del territorio, Enzo. Allora, questi sono tutti i prodotti del territorio. Allora, come robe di salume, è tutta manifattura mia. Hai capito? Sì, 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 sì. Diciamo, a partire dal guanciale, la salsiccia, il capecollo, la pancetta rotolata. Come ne parli bene? La soppressata, tutta roba mia. Che meraviglia. I funghi porcini raccolti nelle nostre zone. Bene. Sono funghi. E questi formaggi? Sono zone. I formaggi li ho comprati, però da zona, di zona, agricola di zona. Poi qui ci sono olive, io ho saputo che le olive... Sì. E allora, ti ripeto, mi fermo questo poco mese di novembre per mi raccogliere le olive, per poter fare insieme alla mia consorte, certo, sempre, certo, per poter fare i prodotti che la, siete aliva, diciamo aliva ammaccati, l'antichi, siete bravi, facevamo siete olive bravi nere. Si raccogliono i funghi, si fanno dei bocchi, si lavorano, ci sono le varie lavorazioni. Poi giustamente noi non tutti raccoglio io, però c'è qualcuno, vabbè, amico, ti fai dare una mano, ti fai dare una mano. Va bene. E poi io lo lavoro e mi faccio i miei prodotti. All'interno qui di questa struttura Selva dei Castagni, siamo a San Benedetto Ullano, naturalmente in provincia di Cosenza, non c'è solo questo, c'è tantissima roba. Ma adesso partiamo dal primo piatto. Sì. Velocemente raccontiamo, sì, la preparazione. Carlo ha ripreso tutte le fasi. Sì. Il primo piatto che cos'è? Il primo piatto abbiamo fatto i tagliatelli, i soliti fettuccini, dici mamma mia una volta, ai funghi porcini. Ok, come li abbiamo preparati? Allora, abbiamo preparato con olio di oliva, olio, sì, d'oliva, aglio, sì, cipolla, sì, abbiamo lasciato rosolare aglio e cipolla, insieme, certo, dentro, sì, la padella. Poi ho tagliato i funghi, l'abbiamo lasciato rosolare un pochettino, ci abbiamo messo un po' di vino bianco per, mm-hmm, poter, sì, vaporizzare la cosa. Che meraviglia! Abbiamo lasciato bollire le tagliatelle. Certo, le abbiamo prese. Le abbiamo prese, le messe in padella, abbiamo saltate. Un po' di olio di oliva, prodotto nostro. Certo. Un po' leggermente pepe nero, che non gradisce, che non gradisce. Io gradisco. Va bene. Benissimo. E poi se c'è bisogno, se è troppo secca la tagliatella, si aggiunge un po' di acqua di cottura. Perfetto, così per dare un po' di cremina. E questo? È finito là. Dopo un piattato, una spolveratina di prezzemolo, che lui dice che di no. Io gradisco. Ok. Benissimo, io gradisco sempre. Lo gradisce pure il piatto che fa, certo, una bella forma. E certo, dà un po' di scenografia. E questo è il primo. Ora c'è il secondo piatto. Sì, che cos'è? Vai, sempre secondo... momento per momento. Sì, secondo piatto dei maccheroni con la salsiccia. Allora si mette la padella, certo, con un po' di olio d'oliva, un po' di cipolla, si lascia rosolare salsiccia e cipolla insieme e poi ci mette il pomodoro dentro e lo lascia cuocere. Uh-huh. Nel momento della cottura, che si cuoce il sughetto dei maccheroni, si calano i maccheroni in padella. E poi la cottura, ci dà una saltatina, sempre un po' di goccettino di olio di oliva vergine, che non guasta mai, un po' di pepe nero, non guasta mai, e si va a impiattare. Vedi? Un po' di prezzemolo, che tutta roba semplice, genuina, tranquilla, genuina, insomma, senza ma e senza ca, certo, tutta roba genuina. L'invito che vi facciamo, se transitate nel Cosentino, ma anche no, veniteci appositamente qui a San Benedetto Ullano. Questa puntata, nella prima parte, vi ha raccontato questo percorso meraviglioso che abbiamo fatto con la nostra amica Paola Morano, e poi naturalmente, insomma, quando lo stomaco comincia a bussare, chi è? E la fame, allora, domandiamo Selva dei Castagni, qui a San Benedetto Ullano.
Enzo, grazie per aver ospitato la truppa della Mappa dei Piaceri. Grazie a te. Complimenti a te, alla tua famiglia. Grazie, Ida, grazie, persona straordinaria. Saluto Paola, saluto tutte le persone che abbiamo incontrato lungo tutta questa puntata. Saluto la mia struttura e voglio salutare Ale e anche Carlo. Vi ricordo che dovete naturalmente frequentare il nostro sito lamappadeipiaceri.it. Ci sono tutti i ristoranti, ci sarà naturalmente anche quello del mio amico Enzo, e poi andate direttamente sul canale YouTube per vedere questa puntata e anche tutte le altre che abbiamo fatto fino ad adesso. Suonate sulla campanella, registrate sulla campanella, così per avere accesso alla puntata nuova di Zecca. Grazie per essere rimasti con noi. Enzo, ci vediamo alla prossima. Alla prossima, sempre un gradimento mio. Grazie, altrettanto anche per me. Tanto. E ci vediamo noi alla prossima puntata. Lasciati emozionare da un'esperienza di guida 100% elettrica. Scopri ora l'intera gamma elettrica BMW.